Quando noi abbiamo parlato della fase precedente, cioè della fase del computer, eccetera, tutti quanti hanno parlato del rapporto con la galassia di Gutenberg, che significa dal punto di vista cognitivo leggere, cosa significa dal punto di vista cognitivo usare l'intertesto, eccetera, eccetera. Beh, sono tutte cose interessanti, vanno sempre tutte quante prese in vita salis, mai come l'ho provato, però ti aiutano a capire. Ti aiutano a capire che in fin dei conti c'è qualche cosa che cambia a livello cognitivo. Bene, teniamo conto. Questi nuovi strumenti, questi nuovi spazi, non è tanto il livello cognitivo che mettono in gioco, è un livello sociale. E quindi mettono in gioco alcuni elementi tipici della costituzione della società. Il problema dell'identità. Immaginare i ragazzini che cominciano a smanettare e si identificano con l'anonymous, il famoso moschettiere, eccetera, beh, sai che senso di potenza ti dà? Puoi fare tutto ciò che vuoi, e ogni potenza, e nessuno saprà chi sei. Il cavaliere mascherato è entrato, no? Che sta in classe, 30 cavalieri mascherati. È l'anonymous. Questa cosa la stanno studiando, devo tenere conto. Devo tenere conto, perché la costruzione di elementi di civiltà all'interno di questi gruppi varia, sicuramente varia. Secondo, le communities e le appartenenze variano. Le communities sono delle cose strane, devo capire come funzionano, perché l'essere insieme, i principi di lealtà fra uguali, eccetera, diventano, cambiano con l'avvento di queste nuove tecnologie e io che mi occupo di educazione civile. Me ne devo rendere conto. E infine il tema della memoria sociale. Il web non dimentica, è proprio vero, il web ricorda tutto, è proprio vero, oppure il web costruisce secondo modi, e noi dobbiamo capire quali, perché attraverso questi si costruisce, si collabora alla civiltà della costruzione di una memoria sociale. Tutto ciò, secondo me, ha a che vedere con l'educazione alla cittadinanza di oggi. E infine qualche cosa che ci prende come istituti storici e ci dice guardate, queste cose ci riguardano come istituti storici della resistenza. Mettiamoli in prospettiva come riusciamo a fare, come dobbiamo fare noi storici e anche a tagliare con l'accento, vediamo che l'Italia è un luogo particolare nel mondo, perché ad ogni esplosione, ad ogni uscita di un nuovo metodo di comunicazione, ne ha scoperto immediatamente di irresistibili cotempi. Pensate alla radio e al cinema degli anni 20 e che cosa abbiamo combinato con gli italiani. Pensate alla potenza della TV negli anni 80, 90, cosa abbiamo combinato e cosa stiamo combinando con la potenza del web. Tutto questo ci riguarda, forse altro, perché fra una dimostrazione e l'altra di potenza sono nati gli istituti storici della Resistenza con uno scopo molto, molto preciso. Grazie.